Fai del bene al tuo servo, perché io viva e osservi la tua parola. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra. Non nascondermi i tuoi comandamenti. L'anima mia si consuma per il desiderio dei tuoi giudizi in ogni tempo. Tu rimproveri i superbi, i maledetti che si allontanano dai tuoi comandamenti. Togli via da me l'insulto e il disprezzo, perché ho osservato le tue testimonianze. Quando i potenti si siedono a sparlare di me, il tuo servo medita i tuoi statuti. Le tue testimonianze sono la mia gioia, esse sono i miei consiglieri. Questa è la terza parte del Salmo 119, il salmo più lungo, il salmo alfabetico. Tutto il salmo è un elogio a Dio. Gimel è il numero 3, la generosità di Dio. La parola di Dio è vita ed è l'unico bene nell'esistenza dell'uomo. In questa terza parte il salmista dichiara che non può più fare a meno dei comandamenti del Signore perché fanno parte del suo stile di vita. Le sue azioni sono completamente dipendenti dalla parola di Dio. Per il salmista la parola di Dio non è solo la strada giusta da percorrere, ma è anche un piacere. Non è un obbligo osservarla, ma è un desiderio. Che splendido rapporto ha raggiunto il salmista con la parola di Dio e quindi con Dio stesso. Ma come ha fatto il salmista a raggiungere questa condizione? Si è fidato. E nella fiducia ha percorso le vie del Signore e percorrendo queste vie è riuscito a conoscere Dio giorno dopo giorno. Sempre di più, conoscenza che lo ha portato a mettere Dio al di sopra di tutto e di tutti. Il salmista ha sperimentato l'efficacia della parola di Dio e ne ha fatto la sua fonte di gioia e di consiglio. Il salmista ama la parola di Dio perché con essa e in essa ha ricevuto ogni bene e ogni benedizione da Dio e grazie alla parola vive un dialogo costante con Dio. Con questo salmo ci viene indicato il mestiere di vivere. Ma è così difficile imparare a vivere? Sì, lo è. Il mestiere di vivere è il più difficile da imparare. Per molti, anche e soprattutto nella società odierna, è difficile vivere per difficoltà materiali, disoccupazione, precariato, elevato costo della vita, emarginazione e così via. Ma anche quando queste difficoltà sono superate, è necessario imparare a vivere. Ma vivere come? Secondo quali principi? Percorrendo quali vie? Con quale scopo? Ecco, il salmista ci dice che ha orientato la sua vita sulla parola di Dio. Il credente, il servo del Signore, è legato al Signore. Il desiderio di non allontanarsi dai comandamenti del Signore è una necessità. Contemplare le meraviglie della tua legge. Desiderare i giudizi del Signore. Sono il risultato delle riflessioni del salmista, perché le testimonianze del Signore, la parola di Dio, sono la mia gioia, esse sono i miei consiglieri. Buona giornata.